quel tempo gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. E se tu proclami con la tua bocca che Gesù è il Signore, e credi nel tuo cuore che il Padre lo ha risuscitato dai morti, allora avrai la salvezza. Mistero della salvezza e della redenzione che si attua attraverso il sacrificio di Gesù, una volta e per sempre. Ogni sommo sacerdote saliva al Tempio per compiere un sacrificio di espiazione fatto attraverso l'offerta di una vittima sacrificale, un agnello, un capro, un bue, un montone, in base anche ai peccati che dovevano essere espiati. Mentre ci dice l'autore della lettera agli Ebrei, nel testo sacro, Gesù una volta e per tutte è entrato e ha offerto se stesso in riscatto di tutti i peccati dell'umanità. Dal primo crimine dell'umanità fino all'ultimo peccato del mondo, il Signore lo ha già redento. Il Signore già ci ha salvati, ha pagato anche per le conseguenze di quel male che a volte noi continuiamo a compiere, a fare, a realizzare con la nostra condotta errata. Ma il Signore non solo ci ha liberati dalla morte, ma ci comunica la vita. Come? Attraverso il Vangelo. Ci dà parole di vita. Il Signore vuole la nostra felicità, vuole la nostra gioia, che si attua nella piena adesione a Lui. E abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo come, scendendo da Gerusalemme, gli scribi, i dottori della legge, che avevano senz'altro osservato, rispettato la legge nel suo compimento, iniziano a criticare Gesù e dicono che lui, ecco, scaccia i demoni nel nome di Beelzebul, capo dei demoni. Non riconoscono Gesù, questo è il peccato più grande. Non riconoscere Gesù, non riconoscere la salvezza operata da Cristo. Questo è il peccato del mondo, dell'umanità.
Peccato che, ecco, Gesù ha voluto togliere con l'offerta di sé, ma che l'umanità a volte si ostina a non voler accogliere la salvezza. Ecco qual è il peccato contro lo Spirito Santo. Il catechismo che noi certissimamente conosciamo ci viene detto qual è il peccato contro lo Spirito Santo. Chiunque pecca contro lo Spirito Santo non avrà salvezza, non parteciperà suo malgrado alla redenzione. Qual è questo peccato? Allora, il primo è la disperazione della salvezza. Pensare, dire, ma ne ho fatte tante, il Signore sicuramente, vabbè, salverà gli altri, ma io alla fine non so se mi salverò. Il Signore ha salvato tutti. Il Signore dà la salvezza, l'opportunità di salvezza a tutti. Pensate al malfattore pentito sulla croce, San Disma, che la tradizione ci presenta come il buon ladrone che ha saputo rubare la grazia della salvezza. Il Signore dà a tutti l'opportunità della salvezza. Nessuno dica, ma io non mi salverò mai. Questo è un crimine contro se stessi. Questo è il peccato quando noi dichiariamo che la salvezza sì può essere per tutti, ma non per noi. Parimenti il contrario. L'ostentare la salvezza, la presunzione di salvezza senza me, vabbè, il Signore mi perdona, ha perdonato tutti, perdona anche me e continua a fare quello che ho sempre fatto. Non è così, è la grazia di Dio che ci offre una tavola di salvezza, e se noi la afferriamo veniamo salvati. Se noi afferriamo la mano di Dio che Lui ci tende, noi abbiamo la salvezza, ma dobbiamo impegnarci. E il Signore è vero che ci dà al di là dei nostri meriti, ma noi dobbiamo acquisire anche la consapevolezza che noi dobbiamo veramente entrare in un cammino di continua conversione, di ritorno a Dio con tutto il cuore, chiedendo allo Spirito di Dio di mettere luce, di mettere pace, di mettere nella nostra, nel nostro cammino quelle energie che solo Lui può donarci. E allora attraverso la luce di Dio noi vediamo tutto in un modo totalmente diverso. Ecco il terzo peccato contro lo Spirito Santo, poi è unico questo peccato, è quello di impugnare la verità conosciuta. Quando tu sai come sono andate le cose, quando tu sai di una persona ad esempio innocente e non spendi una parola, non dici la verità che tu sai, quello senz'altro ti precluderà la strada alla salvezza, all'accesso verso il paradiso, perché lì entreranno coloro che hanno vissuto nella persecuzione, e Gesù lo dice: beati voi quando vi perseguiteranno, vi insulteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegrate, vi insultate, grande la vostra ricompensa nei cieli, ma quanti si sono fatti complici della menzogna? Non solo chi dice una menzogna, non solo chi testimonia il falso, ma anche chi non dice la verità, che conosce, o chi avalla il male tacendo nel silenzio. Che complicità! Pensate a Daniele nel capitolo 13. Il giovane Daniele dice: io sono innocente del sangue di Susanna, che veniva condannata a causa di due giudici perversi. E lui dice: no, no, io sono innocente. È stato il primo compito per casa che ho fatto fare una volta, Daniele 13, di leggerlo, dove noi non possiamo condividere la menzogna, perché Satana è il principe della menzogna, e questa menzogna serpeggia e vuole la distruzione dei figli della verità. E noi dobbiamo essere figli della verità e ai figli della sapienza, viene resa giustizia dalle proprie azioni. Quando noi dissentiamo, quando noi diciamo no, le cose non stanno come vengono dette, precisiamo. E questo è un obbligo che noi abbiamo, anche di chiarire quelle che sono le situazioni che non vanno.
altrimenti siamo non come gli altri, peggiori degli altri, di coloro che, come dice l'adagio latino, bene ixit, qui bene latuit, alla fine uno submugge e campa ciarquito. No, noi anche al costo della nostra stessa vita, pensate male, per amore di Gesù Cristo, non rinnegano Gesù che è la verità. E ancora, il Signore ci invita a lasciarci guidare dallo Spirito Santo di Dio, dove lo Spirito Santo di Dio ci convince del peccato, di quali sono gli atteggiamenti che dobbiamo cambiare, del male che è entrato nella nostra vita. Lo Spirito Santo ci fa capire le cose che non vanno nella nostra vita. Qual è la conseguenza invece del peccato contro lo Spirito Santo? L'ostinazione nel peccato. Vabbè, questa cosa io la faccio lo stesso. Ma come, sei sbagliato? No, io continuo a farlo. Allora lì tu ti stai giocando la salvezza. Perché il Signore te lo sta dicendo, te lo sta facendo comprendere. Tu stesso ne prendi coscienza. Non puoi ostinarti nel male. Ma devi cambiare con la grazia di Dio, devi permettere alla grazia di Dio di cambiarti. E questo è possibile, perché non è per un esercizio, una forza di volontà nostra che noi cambiamo, ma nella misura in cui noi permettiamo alla grazia di Dio di muoversi in noi, che vedremo il cambiamento nella nostra vita. Ultimo dei peccati che vengono annoverati come peccati contro, come il peccato contro lo Spirito Santo, e noi li leggiamo proprio nel catechismo, è l'impenitenza finale. Io non so chi sia lo stolto, ma anche a volte il presuntuoso, che dica dinanzi al Signore, che ci offre l'ultima tavola di salvezza. No. E ci sono quelle persone che alla fine chiedono il dono della grazia e la ottengono. Il Signore ci ha già perdonati. Il Signore ha già pagato sulla croce, salendo sulla croce, morendo per noi, risorgendo dalla morte, Gesù ci ha salvati. E anche all'ultimo istante, quando ci dirà, vieni con me, vieni con me. Vuoi venire con me? Quello è il momento in cui noi dobbiamo dire il nostro sì. Ci sono persone invece che si ostinano nel dire no. E quella è la dannazione totale. Signore, fino all'ultimo continuerà ad amarci, perché non può non amarci. Anche quando noi sceglieremo, nostro malgrado, di fare scelte sbagliate, Signore continua ad amarci. Ci dà l'opportunità di cambiare nel tempo. E questo è il tempo della grazia, il tempo favorevole. Chiediamo al Signore la grazia di vincere il male. Come? Diventando uno nei nostri pensieri, nella nostra volontà, nel nostro cuore, nei nostri desideri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni. Di essere uno, di essere nel Signore. Allora ci dia il Signore questa grazia e vogliamo chiedere proprio come guarigione della nostra anima, anche del nostro passato. Alla fine chi è in Cristo, ce lo dice San Paolo, è una creatura nuova. Le cose di prima sono passate. È Lui che fa nuovo tutte le cose, fa nuovi anche noi, ci rigenera. E non sono più io che vivo, possiamo veramente dire, ma è Cristo che vive in me, ci ha resi creature nuove. In questo essere nuovi nel Signore, in questo entrare nelle dinamiche della grazia, vorremmo allora continuare la nostra celebrazione e poi nell'adorazione chiedere al Signore il dono della guarigione per le ferite dell'anima, per le ferite che ci siamo portati sinora, chiedendo al Signore la grazia di aderire pienamente a Lui, di mettere verità e luce nella nostra vita, di abbracciare la sua misericordia al di là delle nostre miserie. Ci accompagna la Vergine Santissima, Madre di Gesù e Madre nostra, Regina della misericordia, Madre di misericordia, e ci diamo occhi misericordiosi per vedere anche i nostri fratelli con quell'amorevolezza con cui tu vogliamo.